Valentino gli hanno fatti i nomi, quindi ufficialmente fate parte della compagnia, sono gli unici nomi che hanno fatto. E allora, fresco di conferma e quasi pronto per la partenza, con che spirito cominci a Martino? Vabbè, io sono contentissimo per questo conferma. Ringrazio la società che mi hanno creduto fiducia in me e io ricambio la loro fiducia sul campo. Non vedo l'ora di iniziare già lunedì e conoscere nuovi compagni. Un'altra bella avventura, solo che non ancora si conoscono la serie, sperando che si fa un unico girone, almeno c'è più possibilità di andare in combinato come Serie B se fanno una bella squadra. Però l'importante è partecipare, come si dice. Però non vedo l'ora di conoscere i nuovi compagni e di conoscere tutta la squadra per formare come il gruppo dell'anno scorso. Già avuto modo di conoscere il mister? Sì, il mister ci siamo parlati 2 giorni fa, abbiamo chiarito un po' di cose. Lui anche l'ho visto molto, molto motivato, visto che è stato un anno fermo. Conosco la persona, quindi sarà un bravo mister. Hanno parlato prima di una squadra ambiziosa e giovane allo stesso tempo. Ci saranno 10 over e 14 under, con la possibilità di fare un campionato tranquillo ma di buon livello. Tu cosa pensi di dire? Sì, io già lo sapevo, sicuramente quasi tutte le società hanno fatto così. Ormai si punta al giovane, però deve essere sicuro il giovane, deve essere il giovane buono. Se prendi un giovane così fai fatica. Quindi nella Serie C c'è bisogno di giovani forti. Noi ce l'abbiamo, spero che rimangano Spoto, Tunto, questi giovani forti che già abbiamo. Altri giovani arriveranno e sicuramente si troveranno bene a Martino. Prospettiva futura, che cosa ti aspetti da questo nuovo anno? No, mi aspetto che sicuramente faremo bene, questo è sicuro, perché venire a giocare a Martino già ti porta a fare bene. Poi l'entusiasmo dei tifosi, che non vedo l'ora di vederli e che inizia subito questo campionato. Ringrazio. Grazie. Ci sentiamo. Ciao.